Buonasera. Ci diamo qualche decina di secondi per concedere a tutti di entrare, poi iniziamo. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera. Chiedo a tutti gentilmente. Buonasera. Visto che Buonasera. siamo. Buonasera. Siamo in un po', se tenete gentilmente spento il microfono. Oh. C'è ancora gente che sta entrando, quindi abbiate proprio un attimo di pazienza. Quando vediamo la sala d'attesa vuota, iniziamo. Siamo qua. Ok. Buonasera a tutti. Prima di ripassare la parola a Stefania, due informazioni velocissime di carattere tecnico. Preghiamo di mantenere i microfoni settati in modalità muto per favorire appunto la posizione del webinar. Verranno riattivati poi al termine per il dibattito finale. Nel frattempo è possibile utilizzare la chat per eventuali domande o problemi di natura tecnica e nel momento appunto delle domande è possibile prenotarsi sia in chat, una cosa costante, oppure utilizzando la funzione alza la mano per prenotare il proprio intervento. Prego Stefania, a te. Ottimo, aspettate ancora un attimo che vedo sette persone che stanno entrando, facciamole entrare. E poi diamo il via. Ok, direi che possiamo iniziare, quindi io vi do il benvenuto. Sono sempre molto colpita dalla partecipazione così numerosa a questi nostri webinar. La cosa ci fa ovviamente un immenso piacere perché speriamo sempre di dare un contributo agli operatori sanitari, un contributo alla nostra comunità. Il parterre di oggi è come sempre eterogeneo, nel senso che ci sono molti sanitari, molti medici, infermieri, fisioterapisti, OSS, psicologi, eccetera, ma ci sono anche molte persone con SLA, ci sono dei caregiver, ci sono dei volontari. Allora, la premessa, è che, noi, abbiamo ricevuto in passato e continuiamo a ricevere al Centro di Ascolto Nazionale di AISLA, parecchie, anzi numerose, richieste di chiarimenti e supporto rispetto proprio alle tematiche della sostituzione, della cannula tracheostomica e della sonda PEG al domicilio. E proprio per questo motivo abbiamo deciso di fare questo documento, che è, l'ennesimo di una lunga collana di documenti e di pubblicazione di AISLA che potete trovare tutti sul sito di AISLA alla pagina pubblicazioni, e l'abbiamo fatta ovviamente con degli esperti che poi vi presenterò. Mi è doverosa una premessa. L'opzione del cambio cannula tracheostomica e della sostituzione alla sonda PEG deve avvenire in sicurezza per essere fatta al domicilio. Ci devono cioè essere tutte le indicazioni al fatto che siano procedure sicure, e queste indicazioni le può dare esclusivamente il team di cura. Quindi, posto che
ci sono le condizioni e le indicazioni per effettuare le procedure al domicilio, però è altrettanto importante che questa opzione sia realmente disponibile e quindi che non sia come invece avviene funzione del territorio, funzione di decisioni delle ASL, eccetera. Di questo proprio oggi parleremo. E perché ci siamo detti facciamo questo documento e mettiamo una cornice delle definizioni per fare in modo che sia applicabile, attuabile, siano attuabili queste procedure al domicilio? Perché indubbiamente per una persona con SLA poter avere questo servizio a casa propria porta una serie di vantaggi. Innanzitutto non avere disagi, stress nei trasferimenti dal domicilio alla sede, al presidio ospedaliero. A volte è così complicato solo passare dall'appartamento al piano terra del condominio. La seconda, perché e il Covid ce l'ha insegnato, è anche opportuno ridurre gli accessi ospedalieri se non sono più che necessari. E la terza è perché effettuare queste procedure al domicilio è anche più sostenibile dal punto di vista economico. Io non dico altro, ora vi illustreremo un po' tutta la ratio del documento e do la parola per prima alla dottoressa Daniela Bernardo, neurologa che lavora presso il Centro Clinico Nemo di Roma e che ci parlerà della parte relativa alla sostituzione della sonda PEG. Daniela, a te. Salve, buonasera a tutti, grazie Stefania, grazie Aisla per avermi dato l'opportunità di collaborare alla stesura di questo documento. Dall'esperienza che ho maturato in questi anni in cui lavoro qui al Centro Clinico Nemo di Roma con il professor Sabatelli e quindi dallo studio che ne è derivato. Comincio rapidamente con il lavoro che abbiamo fatto assieme. Io vi parlerò di sostituzione della sonda gastrostomica e di gestione a domicilio della sonda gastrostomica. È chiaro che il cappello introduttivo è quando è necessario intraprendere un supporto nutrizionale per via enterale, quindi non convenzionale, chiaramente in presenza di disturbi organici o funzionali della deglutizione e nel momento in cui risulta indispensabile dover garantire in maniera alternativa idratazione, nutrizione e assunzione della terapia. Le indicazioni attuali sul piano, diciamo, generale sono quello di proporre una nutrizione artificiale quando vi è una perdita di peso superiore al 10% negli ultimi 3-6 mesi di osservazione clinica. È chiaro che dinanzi a un'opportunità transitoria, che è quella del posizionamento del sondino nasogastrico, che è una strada percorribile per un breve tempo, il posizionamento di una gastrostomia risulta essere mandatorio per una gestione a lungo-medio termine. E in particolare la gastrostomia è una procedura che si esegue chiaramente in ambito ospedaliero. Nella maggior parte dei casi è richiesta un ricovero ordinario, raramente sul territorio ci sono strutture che sono riuscite a organizzarsi in modalità di day hospital, accorciando quindi sicuramente i tempi di degenza del paziente, perché appunto in giornata il paziente rientra a domicilio, ma la routine prevede un'ospedalizzazione con dei tempi variabili. La procedura prevede per via endoscopica, radiologica o nei casi in cui le procedure mini-invasive non siano possibili per via chirurgica, il posizionamento di una sonda a livello della cavità gastrica che si mette in comunicazione con l'ambiente esterno per garantire la somministrazione di acqua, prodotti di nutrizione e la terapia farmacologica. La gestione domiciliare nel quotidiano per quanto riguarda la somministrazione di nutrizione e acqua è una cosa abbastanza semplice, è facilmente acquisibile dal caregiver ed è facilmente quindi riproducibile a domicilio senza alcuna difficoltà. È chiaro che è necessario avere delle attenzioni in più per quanto riguarda la gestione della medicazione quotidiana, che di per sé è una procedura standard, semplice.
ma che richiede un'attenzione in più sia da parte del caregiver, ma soprattutto da parte degli operatori sanitari che maturano esperienza anche osservando diversi pazienti nella ispezione, cioè andare a identificare e intercettare in maniera tempestiva quantomeno problematiche che possono poi esitare infezioni o problematiche di maggiore impatto. Quindi fare attenzione sempre alla condizione della cute, dello stoma e palpare banalmente tutta la regione peristomale per escludere la presenza di resistenze addominali che possono essere il campanello di allarme di una flogosi locale che poi può peggiorare. Allo stesso modo, così come va fatta attenzione alla ferita, va fatta attenzione a come funziona la sonda, quindi nel quotidiano se avvertiamo resistenze della somministrazione dei liquidi o della terapia, o se la manipolazione della sonda con movimenti di rotazione o i classici movimenti dentro o fuori della sonda che ci dicono che la sonda è in sede ed è correttamente funzionante, bisogna sicuramente porre un'attenzione in più. Quindi l'attenzione di queste piccole procedure di per sé semplici può sicuramente permettere di intercettare prematuramente tempestivamente un problema e permettere di intervenire senza avere degli esiti o delle complicanze di maggior rilievo. È fondamentale gestire con attenzione la sonda, ossia lavarla banalmente con acqua dopo l'utilizzo per preservare il più lungo possibile l'integrità. I problemi che ci siamo posti è come gestire la sostituzione della sonda, e mentre la prima sonda gastrostomica è una sonda in silicone, un polirotano, tendenzialmente in silicone, che presenta un bumper interno che vedete qui indicato dalla freccia rossa, che ha come obiettivo quello di ancorare la sonda alla parete gastrica. E quindi è differente rispetto a quelle che vedremo che si utilizzano nelle sostituzioni. Proprio la differenza della sonda e le condizioni dello stoma nelle fasi iniziali fanno sì che la prima sostituzione della sonda gastrostomica non vada mai eseguita prima di 4 settimane, o preciso anche di 6 settimane in caso di pazienti particolarmente defedati o immunocompromessi. Il perché è legato al fatto che nel momento in cui noi eseguiamo la procedura di gastrostomia si crea una ferita chirurgica, e l'obiettivo principale è quello di garantire la corretta maturazione del tramite fistoloso. Con un'immagine vi spiego meglio quello che intendo. Qui ci sono 2 immagini TAC dello stesso paziente. La prima evidenzia è stata eseguita poco dopo la procedura di TAC, e come vedete tra la parte interna dello stomaco, la parete interna dello stomaco e quindi il bumper interno e la parete addominale c'è spazio, c'è aria. Cioè l'ancoraggio della sonda gastrostomica e quindi della parete gastrica con la parete addominale non è avvenuto in maniera ottimale. Eseguita questa l'attacca, abbiamo quindi messo alla luce un problema che era stato evidenziato dai problemi clinici durante l'ospedalizzazione del paziente. Allora siamo intervenuti richiamando gli endoscopisti, abbiamo trazionato, banalmente tirato dall'esterno la sonda, e questo ci ha permesso di ancorare la parete gastrica, come si vede nella seconda immagine, alla parete addominale, favorendo poi una corretta maturazione della ferita, e cioè creare un tramite fistoloso che permetterà poi nelle successive sostituzioni la corretta introduzione della sonda di sostituzione. È ovvio che se da un lato sappiamo bene che la prima sostituzione non deve mai antecedere appunto le 4 settimane, quindi si deve sempre garantire la corretta maturazione della ferita, dobbiamo sempre evitare di andare troppo in là nei tempi della sostituzione, cioè evitare che passi troppo tempo, quindi 6-8 mesi riteniamo noi, in letteratura non c'è un univoco punto di vista, di non ritardare mai oltre i 6-8 mesi la prima sostituzione della sonda, anche se sappiamo bene che sul territorio alcuni pazienti arrivano a un anno dal posizionamento prima che riuscire ad accedere alla possibilità di sostituirla. Dove si fa la sostituzione della prima sonda? Proprio per i motivi in cui vi dicevo e la delicatezza della prima procedura, è indicato fare ciò in ambiente protetto. L'ambiente protetto cosa significa? Sarebbe da prediligere per sedi territoriali non ospedalieri, per i motivi di cui giustamente Stefania ci faceva già presente, ma comunque in un ambiente non domiciliare, per garantire una rimozione adeguata, quindi una mobilizzazione adeguata della sonda e un riposizionamento sicuro, per abbattere al minimo i rischi che possono
far seguito alla sostituzione della somma. Nel caso in cui ci troviamo di fronte alle successive sostituzioni, vi presento prima di tutto l'esempio classico della sonda di sostituzione. La differenza, come vedete, al bumper di silicone in ancoraggio, qui abbiamo un palloncino che si viene gonfiato con acqua e sgonfiato. Le manovre di gonfiaggio e sgonfiaggio con acqua sono anche delle procedure rutinarie che vanno mantenute a casa per valutare anche il corretto posizionamento e il corretto funzionamento della sonda. E nel momento in cui noi andiamo a sgonfiare il palloncino, la rimozione della sonda è chiaramente più semplice. Tanto più semplice quanto più la ferita chirurgica è in buone condizioni e la via di accesso per il posizionamento della seconda chiaramente è ben integrata, è sana. Le sostituzioni successive alla seconda proponiamo, appunto incentiviamo la sostituzione a domicilio. Dobbiamo chiaramente bene aver chiaro la motivazione di quando eseguire tale sostituzione, da chi far eseguire la procedura e in che modo e con quali materiali la procedura va eseguita a domicilio, per minimizzare i rischi di procedure eseguite in maniera errata. Il perché del domicilio l'abbiamo già anticipato. È chiaro che un vantaggio sicuramente principale è andare oltre il problema della trasportabilità del paziente, che è una cosa complessa, anche a volte noi stessi nelle visite di routine ci troviamo di fronte al dilemma di far venire il paziente in struttura per visitarlo o provare a ricaricare in altra modalità. Quando è indispensabile il trasporto ospedaliero ovviamente va fatto, quando è possibile fare a domicilio delle procedure ciò va incentivato. Per evitare appunto l'affollamento delle strutture e garantire l'accesso ospedaliero a chi ne ha una reale necessità e per ridurre i tempi d'attesa. Come dicevo, ci sono pazienti che attendono anche oltre il necessario la sostituzione della pelle. Questo non vale ovviamente tutto questo discorso per le digiunostomie e per le gastrodigiunostomie. La differenza è chiaramente legata alla maggiore complessità di gestione in termini di sostituzione di una sonda digiunostomica o gastrodigiunostomica che va eseguita esclusivamente in ambito ospedaliero. Non c'è motivo di rischiare e soprattutto non è eseguibile in altro ambiente nessun tipo di procedura di questo tipo. L'intervento va eseguito da chi ha una pratica in questa procedura in un ambiente protetto per limitare i rischi della procedura stessa. Quando riteniamo opportuno che sia adeguato sostituire le sonde di sostituzione, quindi dopo la prima sostituzione? Sicuramente il produttore della sonda inserisce nelle caratteristiche della sonda delle tempistiche che possono essere quelle limitanti in prima istanza. Ordinariamente noi consideriamo 3-6 mesi, non oltre, cioè evitare di andare oltre 6 mesi tra una sostituzione e l'altra. Questo in condizioni di corretta gestione, corretta manutenzione della sonda. È chiaro che se la sonda si usura anticipatamente, se la sonda gastrostomica non funziona, la condizione di sostituzione va rivista e anticipata. Le condizioni di malfunzionamento possono essere, diciamo, possono venire fuori da diverse osservazioni. Sicuramente perdite, dislocazioni, rimozioni accidentali sono condizioni che richiedono una sostituzione prematura, ma soprattutto va rivalutato il tutto in ambiente ospedaliero. Chi deve mettere in atto questo? Personale medico e infermieristico che sia stato formato adeguatamente, con una formazione teorica ma soprattutto pratica. E in particolare, anche se non abbiamo in letteratura dei dati in tal senso, riteniamo opportuno che un operatore che abbia seguito almeno 15 procedure di sostituzione autonomamente e in misura supervisionata possa essere ritenuto adatto a eseguire tale procedura. E che cosa serve per la procedura? Non mi soffermo nei dettagli perché al di là di questo forse è più importante capire altri aspetti. Sicuramente avere con sé la sonda gastrostomica del calibre in uso e anche di altri calibri, perché il diametro della gastrostomia può subire variazioni per motivi logistici, per slargamento della ferita e quant'altro, avere con sé tutto il materiale che occorre per la sostituzione. E per soprattutto il monitoraggio
della corretta, del corretto posizionamento. Mi soffermo un po' più su questo, poi, perché è sicuramente il punto chiave del nostro incontro. Nel momento in cui noi sostituiamo la sonda, dobbiamo avere dei riferimenti che ci assicurino che la procedura sia fatta con sicurezza. La procedura standard è la misurazione del pH del contenuto gastrico. Affinché ciò sia corretto, è fondamentale che il paziente sia a digiuno da terapia, in particolare a modo gastroprotettori, inibitori di pompa protonica e anche da nutrizione. Si misura il pH prima della sostituzione, quindi per vedere qual è il pH basale del paziente, e poi dopo l'inserimento della nuova sonda. Se il tentativo di aspirazione del contenuto gastrico al primo tentativo di misurazione del pH non dovesse riuscire, si suggerisce di ripetere la procedura mobilizzando il paziente qualora possibile, aspirando il contenuto e misurando il pH. È chiaro che se abbiamo un minimo dubbio che la sonda non sia in sede, bisogna procedere sicuramente con altre procedure di osservazione, quindi insufflare acqua, soluzioni sterili per riaspirare il contenuto, per essere sicuri che appunto la sonda sia in sede. Ma nel dubbio, anche minimo, che la sonda sia non correttamente posizionata, il gold standard di posizionamento è chiaramente la radiologia e quindi una parte addominale. Il test che convenzionalmente, rutinariamente viene utilizzato, quello dell'aria insufflata, cioè auscultare i borboritmi intestinali, è fortemente sconsigliato perché non dà alcuna certezza di corretta localizzazione. I rischi della sostituzione a domicilio sono quindi legati ad un non corretto posizionamento e, come appunto anticipavo, sicuramente nel dubbio il paziente deve essere condotto in pronto soccorso, sia in caso di dislocazione per non corretto posizionamento, sia in caso di dislocazione accidentale in un paziente che non ha eseguito alcuna procedura in quel momento. Una TAC ci permette in maniera netta, chiara, inequivocabile di capire chiaramente se la sonda è in sede o meno. Questa è la TAC di un paziente che appunto è arrivato in pronto soccorso nel sospetto di un non corretto posizionamento della PEG nella routine, non era stata eseguita alcuna procedura di sostituzione. E, per quanto riguarda altri rischi, chiaramente un rischio importante è la creazione di una fistola gastrocolica, poiché un colon disteso può anteporsi allo stomaco e si può creare una lesione nell'inserimento della sonda a livello colico e quindi mettere in comunicazione, cioè lesionare il colon, e altrettanto la perdita di contenuto gastrico a livello della cavità addominale può aumentare enormemente il rischio di peritonite. I rischi ci sono sicuramente, ma è chiaro che se si fa attenzione nella routine e nelle fasi successivamente alla sostituzione di alcuni campanelli di allarme, cioè modificazioni dello stato clinico in termini di dolenza addominale, alterazioni dell'albo, sintomi enterici, nausea, vomito o alterazione della diuresi, si intercetta il problema e si interviene tempestivamente. È chiaro che in presenza di questi sintomi il paziente va condotto in pronto soccorso. Come vi dicevo, i rischi dal nostro punto di vista, ma è chiaro l'esperienza ce lo insegna, sono sicuramente riducibili, ma quello che è fondamentale è che ci siano degli operatori adeguatamente formati, sia sul piano tecnico che sul piano teorico, che siano in grado di capire in che modo va maneggiata la sonda, in che modo va osservata quotidianamente lo stato della sonda, della gastrostomia, e sicuramente l'utilizzo adeguato nel caso della sostituzione di metodi del posizionamento, di metodi di verifica del posizionamento, quindi conoscere quali metodi, come applicarli e come interpretarli, sono tutte degli aspetti che ci permettono di abbattere il rischio, ci permettono quindi di tornare, di gestire a domicilio tutta la sostituzione della sonda. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata nei tempi. Sì, sei stata perfetta, grazie. Sarei stata chiara, chiaramente. Assolutamente chiara, ma ripeto, se avete delle domande, avete due modalità, o potete scriverle in chat o comunque al termine potete alzare la mano, e anzi vi sollecito, anche se avete dei piccoli dubbi, eccetera, scriveteli o poi ce li direte, perché la parte poi più interessante di questi momenti è proprio il confronto con gli esperti.
Allora, passerei alla seconda parte, quindi quella sulla sostituzione della tracheocannula. Do la parola al dottor Paolo Banfi, che è il responsabile della riabilitazione cardiocircolatoria, della sì, cardiorespiratoria, ok, va bene, cardiorespiratoria della Fondazione Don Gnocchi di Milano. Una lunghissima esperienza con le persone con SLA, e quindi a te la prima parte, appunto, sul tema introdotto. Prego. Devi smutarti, Paolo? Ok, perfetto. Eccolo lì, perfetto, trovato. Grazie Stefania della parola, grazie a tutti e grazie soprattutto ai presenti che sono numerosissimi. D'altra parte la SLA è una patologia estremamente sentita ed estremamente partecipata. Dunque, il mio compito sarà di parlare della gestione e sostituzione della cannula tracheostomica e della cannula tracheostomica. Poi dopo, la dottoressa Rendo sarà nel pratico, cioè la mia è solamente è diciamo una carrellata su che cos'è la tracheotomia e come fare poi il cambio della cannula tracheotomica o tracheostomica. Allora, innanzitutto una chiarificazione: la tracheotomia è solamente l'apertura con incisione chirurgica tra i due anelli e il posizionamento di una cannula. La tracheostomia, invece, viene fatto anche l'abboccamento della breccia tracheale alla cute. Quindi la tracheostomia è molto più sicura della tracheotomia. È per quello che noi consigliamo vivamente alle unità di terapia intensiva e soprattutto agli uterini di fare una tracheostomia e non una tracheotomia. Dopodiché, due parole su che cos'è la controcannula, che è un tubo rimovibile all'interno della cannula e serve per mantenere una pulizia adeguata della cannula, perché questa non si ostruisca con le secrezioni e possa permettere poi di fare una tracheoaspirazione correttamente e soprattutto per mantenere una toilette corretta della cannula. La flangia, è molto, molto importante sapere che cos'è la flangia. È la lamina morbida orientabile perpendicolare alla cannula, è quella che praticamente tiene fissa la cannula al di fuori dello stoma e costituisce chiaramente il limite oltre il quale la cannula non può essere inserita completamente in trachea. La flangia poi chiaramente permette, che cosa? Permette di ancorare tramite delle fettucce di fissaggio la cannula direttamente al collo. La cannula chiaramente ha un diametro interno, un diametro esterno e una lunghezza, questo è molto importante, può essere cuffiata, non cuffiata, fenestrata quando ci sono dei fori per permettere al paziente. Noi siamo però dell'idea di non usare mai nei pazienti con SLA le cannule fenestrate. Possono parlare anche attraverso la cannula senza il bisogno della fenestratura. La cuffia è estremamente importante se il paziente è in ventilazione H24. Allora, la procedura. Ci sono delle procedure importanti fatte a domicilio. A domicilio è possibile cambiare la cannula? Sì, assolutamente. Chiaramente, prima si è parlato di personale esperto, personale preparato. Questa è la condizione sine qua non. Quando noi ci avviciniamo al paziente a domicilio, comunque dobbiamo indossare un camice. Questo è estremamente importante perché anche la CDC raccomanda questa cosa. Perché? Perché è probabile la contaminazione con le secrezioni respiratorie del paziente. Quando si sostituisce la cannula, adottare nel maggior
nella maggior, cioè assolutamente delle tecniche asettiche e quindi sostituire con cannule che siano sterili, assolutamente, cosa che noi abbiamo visto fare, che non abbiamo visto anche non fare. Poi, prima di sgonfiare la cuffia del tubo endotracheale per rimuoverlo, prima di rimuovere il tubo, assicurarsi che sia stata fatta una broncoaspirazione, una tracheoaspirazione per rimuovere le secrezioni sotto la cannula. E poi è importante avere sempre, quando durante il periodo della cannula, durante il periodo della sostituzione della cannula, la pinza di Laborde che voi vedete qua. Perché? Perché in questo modo voi potete tenere aperto lo stoma in caso di difficoltà a tenere aperto lo stoma del paziente. Dunque, una cosa, quando si deve sostituire la cannula, informare sempre il paziente su che cosa fare, su che cosa si vuole fare. Si vuole fare la sostituzione della cannula, quindi occorre sempre informarlo che fra qualche istante, la sua cannula verrà sostituita. Occorre preparare prima di tutto quanto il necessario per la sostituzione della cannula e posizionare in modo corretto il paziente in modo da avere il collo in iperestensione, il capo diritto, per fare in modo che il foro esterno cutaneo sia diritto rispetto al foro tracheale e che quindi la tracheotomia o la tracheostomia, ancora meglio, sia in posizione mediana. Allora, materiale necessario, noi abbiamo la cannula, deve essere assemblata e pronta all'introduzione con un mandrino inserito, abbiamo bisogno di siringhe, dell'anestetico spray, perché comunque in ogni caso la manovra è una manovra dolorosa, lubrificante monodose, la bombola dell'ossigeno, la nostra pinza di Laborde e anche in ogni caso avere sempre un ambu a portata di mano con una maschera facciale. Questo per ogni evenienza. E l'ambu deve essere collegato tramite un circuito alla bombola di ossigeno. Dobbiamo sempre valutare il paziente, quindi prima è importante l'osservazione del paziente, perché per vedere la cute peritracheale, per vedere se c'è una flogosi in atto, quindi se c'è un arrossamento, se ci sono delle secrezioni che fuoriescono dalla tracheo, se queste secrezioni sono purulente e la presenza di granulomi. Occorre mantenere la saturazione dell'ossigeno in continuo per valutare se il paziente va in distress respiratorio e soprattutto, come abbiamo detto, occorre eventualmente dare dell'ossigeno al paziente perché per mantenergli una saturazione adeguata il maggior possibile, ma dopo lo vediamo. Dunque, la procedura essenzialmente è questa, cioè rimuovere la medicazione, si tratta della metallina, parliamo della metallina, che è quella medicazione che sta tra la flangia, come abbiamo detto, e la cute del paziente. Poi scollegare la cannula di mora e con una mano l'operatore stira in alto la cute peristomale, cioè teniamo il tracheostoma in modo che questo rimanga sistematicamente aperto sempre, e con l'altra viene rimossa la cannula con un movimento dedicato e continuo. Bisogna essere sempre in due. La seconda figura inserisce la cannula poi nuova e in modo che la cosa venga fatta senza grossi problemi per il paziente. Allora, chiaramente occorre l'utilizzo di guanti sterili. Prima della sostituzione va detersa la cute peristomale, asciughiamo delicatamente con una garza, dopodiché
viene predisposta, come abbiamo detto, la nuova cannula da inserire, che deve essere sempre pronta, inserire il mandrino e lubrificare l'estremità della cannula, manteniamo lo stoma pervio come abbiamo detto e quindi con un movimento ad arco, cioè partiamo con la cannula ad ore 9, quindi ad ore 9, dopodiché quando noi siamo sicuri di essere all'interno della trachea, ecco che possiamo girare la cannula di 90 gradi e la spingiamo fino in trachea completamente. Poi fissare la nuova cannula da prima tenendo la flangia, poi dopo allacciamo i laccetti e la fascetta direttamente alla flangia. Estrarre quindi il mandrino, inserire la controcannula e proseguire la ventilazione se il paziente è ventilato, oppure lasciarlo in ventilazione spontanea con la cannula, mantenendola un'umidità corretta del paziente. Allora, le tempistiche, quando noi dobbiamo cambiare la cannula? Allora, ci sono le linee guida, dicono in un range variabile dai 2 ai 3 ai 5 mesi addirittura, dipende se esiste una cuffia oppure no. La cannula non cuffiata possiamo tenerla anche per più mesi. La cannula cuffiata si raccomanda di sostituirla periodicamente, almeno ogni mese. Addirittura sul bugiardino di alcune cannule compare proprio la tempistica e compare un mese di mantenimento massimo. Poi, quando abbiamo fatto l'intervento di sostituzione, chiaramente copriamo la ferita deve essere in qualche modo coperta con una medicazione sterile per 24 ore ed è la prima medicazione. Quindi sostituire la medicazione ogni 24 ore con un altro tipo di medicazione. La medicazione di solito è la metallina. Ci sono diversi tipi di metalline. Attenzione, non fissiamoci su un solo tipo di metallina, ma ce ne sono almeno 7 diverse. Quindi è corretto che nel centro dove viene fatta la tracheotomia il paziente cominci a provare diversi tipi di metalline. Questo in un mondo ideale, in realtà purtroppo nel nostro mondo non è dato da fare, ma è possibile farlo poi a domicilio, di provare diversi tipi di metalline in modo che si evitino l'impregnazione di catarro, di secrezioni, e che quindi noi dobbiamo cambiare la metallina diverse volte anche al giorno, se per esempio il nostro malato è riacutizzato, e ce ne sono alcune che evitano questo cambio multiplo durante la giornata, perché hanno una condizione di impregnazione, condizione anche di mantenimento dell'umidità, condizione di mantenimento di una cute idratata correttamente, non viene disidratata dallo schiacciamento della metallina contro la cute. Dopodiché, nella cura quotidiana, attenzione, dobbiamo sempre controllare che la cannula sia in posizione corretta, dobbiamo sempre controllare la pervietà della cannula. Come è possibile farlo? Empiricamente si può fare inserendo un sondino per aspirazioni senza aspirarlo e vedere se questo penetra, senza aspirare il paziente, vedere se questo penetra correttamente nella cannula. Cosa succede? Ci può essere per esempio un ostacolo, e questo ostacolo, se noi abbiamo valutato che la controcannula è libera, cioè non ci sono secrezioni, quindi potrebbe essere dato per esempio da una specie di cul di sacco che la pars membranacea, cioè la parte dietro della trachea, fa sotto al fondo della cannula e in qualche modo chiude l'ingresso dell'aria, o perlomeno lo chiude parzialmente. Attenzione che in questo caso la saturazione è bellissima,
ma il paziente avverte fame d'aria. E quindi in quel caso non guardiamo la saturazione, ma ascoltiamo il paziente. Poi dobbiamo controllare sempre l'integrità della cuffia. Noi, quando dobbiamo cuffiare la cannula, in teoria noi dovremmo utilizzare lo sfigmomanometro da cannula, ma in realtà questo non viene fatto. Però il viene fatto nel centro dove viene fatta la tracheotomia o il centro riabilitativo dove il paziente si appoggia e viene di solito gonfiata a una pressione di non superiore ai 30 mm di mercurio. Questo poi empiricamente si prende con una siringa, si scuffia la cannula e si vede quanti cc di aria viene mantenuta nella cuffia, e da lì in poi si gonfia la cannula con quel tipo di cc di aria che noi abbiamo estratto. Attenzione, la cutea circostante, occorre sempre mantenere la cutea asciutta per prevenire i decubiti. Attenzione ai decubiti e le complicanze infettive. Poi dobbiamo sempre valutare la presenza di granulomi e chiaramente farlo presente a chi viene poi a sostituire la cannula. Bene, vi ringrazio. Grazie al dottor Banfi. Chiaramente alcune cose un po' tecniche, magari per le persone, ovviamente per la comunità, per le persone, per i caregiver. Io ricordo che da domani mattina il documento sarà disponibile sul sito di AISLA e sarà nostra cura darne massima diffusione proprio a livello di distretti sanitari, di ASL, eccetera, perché crediamo, insomma, di poter dare un contributo in tal senso. Giustamente il dottor Banfi parlava di un mondo ideale e di un mondo reale. Non sempre, anzi quasi mai, le due cose coincidono. Però tutti noi lavoriamo quotidianamente proprio per far avvicinare il più possibile il mondo reale al mondo ideale. E proprio su questo io passerei la parola alla dottoressa Martina Rendo, che è pneumologa dell'AUSL di Parma, che ci parlerà proprio di un caso clinico specifico. Prego Martina, a te. Ah no, a te niente, a me, perché te le devo condividere io le slide, scusami. Grazie. No, prego, adesso penso di riuscire a farlo, se mi date un nanosecondo. Ecco qua, condividi. Ditemi se vedete, Martina, vedi? Sì, grazie. Ok. Grazie a tutti. Aspetta. Allora, sì. Vado. Io volevo parlarvi di un caso a me molto caro, perché è stato uno dei primissimi casi di SLA che ho conosciuto proprio da specializzanda. Conosco questo ragazzo nel 2007, quando lavoravo presso l'ambulatorio di fisiopatologia respiratoria di azienda ospedaliera a Parma, e lui aveva avuto una diagnosi di SLA precocissima, prima dei 40 anni, a 38 anni, aveva cominciato ad avere i primi sintomi, e poi tra il 2007 e il 2008 aveva avuto appunto la diagnosi. E, è sempre stato molto determinato in tutte le sue decisioni, fin da quando ha cominciato proprio all'inizio a venire agli ambulatori, dove decideva in modo anche appunto molto, molto determinato quali manovre fare e non fare, manovre diagnostiche semplicissime come ad esempio l'emogasanalisi. Ha quasi sempre rifiutato l'emogasanalisi, perché lui ha molta paura degli aghi. Quindi la storia con lui è sempre stata, anche in un periodo in cui
il piano condiviso delle cure era veramente molto, molto lontano. Con lui questo è venuto naturale fin da subito. È un ex maratoneta e ancora adesso continua a coltivare moltissimi interessi, a mantenere una vita sociale molto attiva. Prima riusciva anche ovviamente a uscire di più, adesso tutta la sua vita sociale ruota nella sua casa, nella sua stanza. Ok? Riesce ad andare avanti. Grazie. Purtroppo nel 2011 viene ricoverato presso il nostro reparto per polmonite, una polmonite da inalazione, e iniziamo subito la ventilazione meccanica non invasiva e poi viene posizionata la PEG. C'è un breve rientro a domicilio, ma a distanza di pochissimo tempo, purtroppo, a causa di una TEP, di una tromboembolia polmonare, la situazione respiratoria peggiora drammaticamente e quindi è necessario il confezionamento di tracheostomia. Lui da questo punto di vista è sempre stato molto, molto deciso, l'aveva fortemente voluta, ci ha sempre creduto e ne è sempre stato un fortissimo fautore. Naturalmente un grande fautore anche della gestione domiciliare della patologia fino all'ultimo, quindi compresa la PEG, la tracheostomia, la ventilazione e ovviamente tutto con la promessa che tutto sarebbe stato gestito a domicilio. Ok, possiamo andare avanti. Siamo sempre riusciti a gestire questo ragazzo a domicilio. Abbiamo addestrato in modo molto, molto preciso i caregiver, che sono diversi, ma soprattutto la moglie. Noi abbiamo un servizio infermieristico, che è il servizio di ossigeno e ventiloterapia domiciliare, che è dedicato non solo ai pazienti SLA, ma a tutti i pazienti con presidi respiratori, quindi ventilatori, ma anche ossigenoterapia, e che sono particolarmente attenti proprio nell'educazione dei caregiver e con accessi domiciliari al bisogno, quando appunto nei momenti magari di riacutizzazione oppure anche solo come controlli periodici domiciliari, quindi con saturimetrie notturne o comunque semplici controlli clinico-infermieristici. Si sono verificati degli eventi di infezioni delle alte e basse vie respiratorie che sono sempre stati sia diagnosticati tramite diagnostica ecografica toracica a domicilio e in questo modo è stato possibile trattarli tempestivamente senza mai un peggioramento critico dell'insufficienza respiratoria che abbia necessitato un ricovero ospedaliero e questo ormai da 12 anni. Gli unici accessi che purtroppo sono stati indispensabili perché non esiste una procedura, un percorso domiciliare per il cambio cannula è proprio questo e ora purtroppo è estremamente, estremamente disagevole fare questi trasporti in ospedale senza parlare di problemi che ci sono stati con il Covid quando altro che 3-5 mesi, ma io credo che sia rimasto 6-8 mesi senza poter cambiare, cioè con dei ritardi enormi per cambiare la cannula o anche semplicemente perché lui si rifiutava di accedere in ospedale per paura di essere infettato. Quindi questo sicuramente per lui sta diventando un grandissimo discomfort. Doversi allontanare anche se non tantissime volte all'anno, ma dover abbandonare il domicilio
con grandissime difficoltà, per lui sta diventando un grosso problema, quando comunque tutta la sua gestione domiciliare è assolutamente perfetta. Noi il cambio della PEG a domicilio, il nostro servizio lo fa regolarmente, quindi anche da quel punto di vista per adesso manca veramente solo questo passaggio per dargli un'assistenza completa. Grazie. Grazie Martina, e faccio subito, riagganciandomi alla tua ultima affermazione, tu lavori in una regione, l'Emilia Romagna, che è una regione che storicamente ha sempre dato molto importanza al territorio, a differenza di altre regioni in cui c'è più un'attenzione, c'è stata storicamente invece un'attenzione alla parte ospedaliera. Ecco, quindi mi sembra di capire che il caso di questo giovane uomo sia assolutamente perfettamente gestito, mi viene da dire, come commentavamo prima al telefono, a 355 gradi, mancano quei 5 gradi per arrivare a 360 per fare in modo che lui, se non mi sembra di comprendere che non avrebbe particolari criticità ad effettuare il cambio canola al domicilio, e quindi magari sicuramente sarà nostra cura mandare subito all'azienda ospedaliera e territoriale di Parma questo documento, cercando di stimolare una riflessione e portare magari questo cambiamento affinché tutte le persone con SLA in condizioni di sicurezza possano fare questa procedura. Noi abbiamo a livello territoriale, soprattutto negli ultimi 10 anni, quando poi sono arrivata io a tempo pieno sul territorio, per cui c'è stata anche la possibilità di seguire in modo continuo e dedicato tutti i pazienti con problematiche respiratorie. Abbiamo un servizio domiciliare veramente molto 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 efficiente, che sta cercando di tenere veramente monitorato tutto il territorio, dalla montagna alla bassa. Abbiamo un servizio di broncologia molto forte a Parma, siamo centro di riferimento per la disostruzione dei corpi estranei, quindi le possibilità in ogni caso ci sono, anche il broncoscopio con la fonte luminosa, cioè sono tutte anche dal punto di vista dell'attrezzatura siamo già abituati a usare dell'attrezzatura portatile, abbiamo gli ecografi portatili, potete fare l'emogas al domicilio, gli emogasanalizzatori domiciliari, quindi sicuramente secondo me va semplicemente sdoganata la possibilità di fare questi cambi in sicurezza. So ad esempio che anche i primi, in alcuni casi particolarmente tranquilli, valutati dal centro nutrizionale, qualche cambio anche di prima PEG come primo cambio, in casi particolarmente tranquilli, magari non lontani dall'ambiente ospedaliero, sono stati fatti, soprattutto in struttura dove c'è un ambiente un po' protetto, ecco. E quindi sì, secondo me anche il cambio cannula, anche per esperienze che ci sono in altre regioni, so tranquillamente in Toscana, credo anche in Calabria, che queste che stiano diventando abbastanza rutinari. Sì, un po' a macchia di leopardo, mi viene da dire, in Lombardia è abbastanza normale, in Veneto non dovunque, cioè è proprio a macchia di leopardo, però come sempre noi diciamo,
la residenza e la latitudine non possono essere fattori discriminatori no. per persone che si trovano a parità di condizioni, e noi crediamo fortemente che questi nostri documenti possano davvero essere un contributo, uno sprono a modificare, perché quello che tu stai descrivendo, se non comprendo male, è più un problema organizzativo che tecnico. La tecnica c'è a supporto, l'organizzazione dovrebbe modularsi per fare che... È un problema organizzativo e sicuramente un grosso problema di formazione, perché non è un problema di latitudine, ma è un problema... di persone, di operatori, cioè se c'è l'operatore che sa fare quella tecnica in un determinato contesto, allora quella tecnica viene effettuata, ma è quello il problema, che comunque la formazione dovrebbe essere poi condivisa con tutti i referenti in tutti i territori. Certo. Che è un po' il tema maestro che governa un po' tutti i processi di presa in carico, non soltanto pneumologici, delle persone con SLA. Abbiamo un sacco di domande e quindi io vado rapida e veloce su tutte le domande. Una domanda per il dottor Banfi, da Morena Antonia. Ho una cannula bifona, non so se lo pronuncio correttamente, come mai si scuffia spesso? Bivona, la cannula bivona è ad alto volume, bassa pressione, ed essendo a bassa pressione ha un problema, alcune hanno un problema direttamente alla valvola, cioè dove praticamente lei immette l'aria, e spesso e sovente queste cannule, queste bivona qua, perdono da quella valvola lì, è per quello che si scuffia spesso. E quindi si tratta di ricuffiare costantemente per... Esatto, però alcune volte si scuffia mica da ridere, cioè si scuffia più volte durante la giornata, per cui non tiene la pressione, ok. Sì. Ok, ci chiedono anche cosa fare in caso di granulomi, come vanno trattati? Allora, per i granulomi ci sono degli appositi, c'è il nitrato d'argento che viene utilizzato, si può fare tranquillamente senza nessun problema a domicilio, lo fa direttamente l'operatore anche durante il nursing della cannula, senza durante il periodo di cambio cannula. E quindi questo è possibile, in questo modo vengono risolti tranquillamente senza problemi. Naturalmente parliamo di granulomi esterni. Grazie. Una domanda per la dottoressa Bernardo. Quali alternative alla misurazione del pH gastrico per essere sicuri del posizionamento corretto? A volte è proprio difficile aspirare i succhi gastrici. Allora, la prima procedura è sicuramente quella che ci dà la maggiore sicurezza e la maggiore confidenza. Le altre modalità sono l'irrigazione, quindi con acqua all'interno della cavità gastrica, e l'aspirazione della medesima quantità di contenuto, la valutazione della lunghezza della sonda. Infatti un'attenzione che va fatta sempre è osservare quanto è lunga la sonda prima di dislocare la vecchia, vedere quanto è lo spazio della porzione esterna della sonda e riposizionarla con la stessa lunghezza. Quindi è una valutazione, diciamo, abbastanza semplice, empirica, che ci dà un margine di sicurezza. E poi essere sicuri che le manovre di rotazione e dentro fuori della sonda, quindi a livello dello stoma, siano libere delle resistenze. È chiaro che al minimo dubbio, ripeto, il dubbio non va mai mantenuto, sempre valutare con valutazioni di secondo livello. Assolutamente. Domanda per Martina Rendo. La medicazione della tracheostomia con garza semplice sterile non è corretta a chi ha allergie cutanee all'argento? Ti devi smutare? Non ho capito bene la domanda. Allora, aspetta. La signora chiede se al posto della metallina è possibile usare una garza semplice sterile per la medicazione della tracheo, perché la persona in questione ha delle allergie cutanee all'argento. Ma secondo me la semplice garza poi va cambiata, cioè andrebbe cambiata troppo, non è proprio adatta.
fatta non è lo scopo, quindi probabilmente esistono anche delle metalline che sono ipoallergeniche. Ora, dal punto di vista proprio commerciale, bisognerebbe informarsi, però penso che le metalline ipoallergeniche esistono sicuramente. La garza, secondo me, una semplice garza sterile, poi si impregna molto. Si impregna troppo, esatto. Ecco, teniamo presente che abbiamo a che fare, perché noi stiamo parlando con degli specialisti che quindi ci stanno indicando il meglio, cioè quello che si chiama il gold standard, o meglio le procedure migliori. Però noi spesso ci scontriamo con delle ASL, ASPA, AUSL, eccetera, che non sono sempre così disponibili a prescrivere il materiale di consumo che viene indicato. A parte il problema economico, io mi rendo conto che a volte, parlando con i pazienti, loro trovano delle soluzioni con cui si trovano benissimo, delle soluzioni semplicissime, e quindi perché no? Cioè, se si trova una soluzione anche non rientra nelle linee guida, ma che non crea problemi, non ha particolari rischi ed effettivamente è la soluzione più efficace, va benissimo, perché al domicilio è così. Anche il discorso di sterilità, a volte non serve la sterilità, serve la pulizia, serve che si stia veramente attenti nei passaggi, nelle manovre. Però è ovvio che al domicilio bisogna essere pratici, bisogna essere efficienti ed efficaci. Quella è la cosa più importante. Per cui a volte bisogna trovare delle soluzioni alternative che siano praticabili senza particolari rischi. Ecco. Ania, scusa, intervengo io un attimino sul discorso della metallina. Allora, la metallina... purtroppo le nostre ATS o ASL o ASP, come cavolo volete chiamarle, si fissano unicamente su quella metallina con l'argento. In realtà ce ne sono 100.000, cioè 100.000 no, meno 7 che usano altre cose. La garza assolutamente no, perché si sfilaccia e quindi possono entrare addirittura dei pezzettini di cotone all'interno dello stomaco, e non è il caso, insomma. Ecco. No, perfetta la precisazione. A uno degli pneumologi, la pressione di gonfiaggio della cuffia è per tutti uguale? Se utilizzo l'apparecchio della tosse, devo scuffiare? La domanda, vuoi rispondere tu, Martina? No, vai. Allora, la pressione della cannula no, non è uguale, perché uno, siccome c'è un range, quindi questo range può cambiare. L'importante è non stressare la parete della trachea, perché in questo modo creiamo una zona necrotica, quindi poi dopo si può addirittura formare la cosiddetta il cosiddetto trachea palloncino, per cui poi dopo la cannula non tiene più e tutto quanto, il palloncino non tiene più, e quindi va incontro a disastri. Quindi occorre usare cannule sempre più lunghe. Va bene, questo è uno. Poi banalmente si può anche fare una cosa: se il paziente riesce ancora a parlare, si può farle mettere una vocale, e quando a un certo punto la voce scompare, quello lì potrebbe essere benissimo il punto. Questo dal punto di vista pratico. Allora, la macchina della tosse. La macchina della tosse va fatta sia cuffiato che scuffiata. Cioè non esiste che io la faccio da scuffiato, la faccio sia cuffiato che scuffiato. Questo perché? Perché da scuffiato favorisco le alte vie respiratorie, e da cuffiato invece arriva fino alla settima, ottava diramazione di pulizia. Ecco, questo è importante, però che si capisca che va fatto nei due sistemi, anche se il paziente è ventilato sistematicamente. Ok.
Domanda. Eventi avversi durante il cambio cannula, avete un protocollo che li prevede? Allora, nel cambio cannula io avevo previsto l'ambu con la maschera. È successo diverse volte che si perdesse il tramite. Allora, avere l'ambu e avere l'ossigeno chiaramente mi aiuta ad aspettare che cosa? Il 118, cioè se io poi non riesco più ad infilare la cannula chiaramente diventa un problema. E la prima cosa che si fa è chiamare il 118. Il 118 ha un tempo di latenza, quindi... C'è qualcuno con il microfono aperto? Qualcuno mi aiuta? Ok. E quindi avere l'ambu e la bombola di ossigeno di fianco ci aiuta in attesa di... Questo giusto per ventilare il paziente. Ok, su questo però mi sento, per non spaventare più di tanto, nel senso immagino che siano eventi con un'incidenza molto bassa e comunque farlo in un ospedale che non ha un reparto di emergenza-urgenza sarebbe la stessa cosa, corretto? Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì. Tanto a noi è capitato sia fuori che dentro. Il problema è che chiaramente, come si è detto, il personale deve essere un personale esperto. Formato. Il primo che passa per strada, cioè questo ovvio. Ok. Domanda sempre per il dottor Banfi. In caso di infezione esterno dello stoma, si può comunque procedere con la sostituzione della cannula? Immagino se sia stata pianificata. Quindi viene pianificato per il giorno XY la sostituzione, ma c'è un'infiammazione? Che cosa suggerisci? Allora, prima di tutto dobbiamo capire perché c'è l'infezione, cioè questo vuol dire che proprio il nursing della cannula non esiste e questo è già un problema. Secondo problema, la sostituzione della cannula, certo che se c'è un decubito e questo decubito è importante, beh allora aspettiamo un attimo, prima magari risolviamo il problema e poi si potrà procedere, certo. È di buon senso, nel senso non sommiamo due problemi se non è necessario. Esatto. Ok. Martina, dove va conservata la controcannula di ricambio? Quindi normalmente le persone ne hanno due o più di due. Dove conservo la controcannula di ricambio? Allora, di ricambio quella che alterno giornalmente. Esatto, esatto. Sì, noi la facciamo conservare in un pochino d'acqua con ammuchina, in una diluizione di acqua e ammuchina. Ok. Poi ovviamente è sciacquata molto bene. Certo, certo. Ok, dottor Banfi, è possibile che dopo 4 anni dal posizionamento della cannula tracheostomica in un paziente SLA si osservi tutt'oggi un eccessivo fastidio nell'operazione di scuffiatura durante la terapia della macchina della tosse? E se è stato cuffiato in modo anomalo, sicuramente sì, perché sicuramente c'è uno stato infiammatorio peritracheale che tutte le volte che lo scuffio e lo ricuffio viene in qualche modo ravvivato, per cui a un certo punto sì. Ma in quel caso lì probabilmente è stato cuffiato in modo anomalo già da un po' di tempo. Lì però bisognerebbe un'occhiata broncoscopica, io direi che la consiglierei. Cioè, se c'è effettivamente questo importante fastidio, un'ispezione va fatta bene. Ok, scusate che mi sono un attimo persa. Ok, ci siamo. Come mai dall'astomia, questo è un caso che bisognerebbe indagare, mi sento di dire, come mai dall'astomia i muchi escono copiosamente, specie in serata? Qui bisognerebbe forse indagare. Sì, specie in serata, non lo so perché, però che possano uscire sì, se poi la tracheostomia o tracheotomia, soprattutto la tracheotomia in questo caso, si slabra, quindi si allarga per fatti infiammatori ripetuti,
E quindi allora la cannula non è più adesa, e certo, a questo punto il catarro fuoriesce assolutamente. Cioè, ma bisogna vedere da dove viene questo catarro, cioè dall'alto, dal basso, cioè bisogna... Quindi suggeriamo una visita pneumologica, mi sembra il caso. Ok. Domanda per Daniela. Mia madre è stata dimessa oggi dopo aver posizionato la PEG il 10 marzo. Sapevamo che sarebbe stato necessaria la sostituzione dopo un anno, invece voi avete detto max 6 mesi, giusto? Essendo uscita oggi pomeriggio, aspetta, e avendo una prescrizione di 1 litro di nutrizione a 93,8 millilitri ora, che precisione, 93,8 millilitri ora, la devo attaccare alla pompa già da stasera o posso aspettare domani? In tutti questi giorni in ospedale non è mai stata medicata la ferita ed oggi arrivati a casa abbiamo fatto una doccia. Come mi devo comportare a questo punto per le medicazioni? Accidenti. Allora, molte domande. Allora, sicuramente la sostituzione è l'indicazione data anche dal modello di sonda che ha posizionato, quindi il produttore sul tipo di sonda scrive qual è il tempo limite di sostituzione, su questo non ci sono dubbi. Noi indichiamo 6-8 mesi per un criterio generale, poi se è stata messa una sonda che secondo il produttore può durare un anno, non è la prima volta che mi capita di sentire che venga proposta una sostituzione da un anno. Se la sonda è integra e perfettamente tenuta, va bene, cioè non c'è un criterio su questo scritto da nessuna parte, se non quello che proponiamo noi come ottimizzazione delle cure. Sulla medicazione, la medicazione va fatta quotidianamente, perché questo significa anche osservare com'è lo stato della stomia. Quindi se non si medica non sappiamo neanche qual è lo stato. E per quanto riguarda la nutrizione, se oggi non l'ha ma per nulla introdotta, si la introduce. Se oggi non ha fatto bene una nutrizione, la può fare immediatamente, non c'è un criterio. I volumi che sono stati prescritti sono quelli nell'ambito della quotidianità. Se oggi è digiuna, chiaramente la inizia. Ok, un'altra domanda per te, Daniela: quali PEG alternative senza valvola per poterla usare direttamente con lo schizzettone? Ma tutte quante le possono essere utilizzate con lo schizzettone, cioè la nutrizione alternativa invece che farla in continuo con lo schizzettone è una modalità che noi proponiamo soprattutto a chi ha una discreta autonomia e quindi una quotidianità, diciamo, è una buona autonomia, una quotidianità che non deve essere per forza interrotta dalla PEG. Questa d'altra parte è una delle motivazioni per cui noi, quando ci troviamo di fronte a un paziente in cui si fa la proposta di PEG, la sollecitiamo e la caldeggiamo, perché toglie un disagio, che è quella del disagio del pasto, ma non limita l'autonomia del quotidiano. Quindi lo schizzettone, se il paziente tollera quel tipo di somministrazione, assolutamente sì, si può fare senza nessun limite. Si può andare in piscina con la PEG? Sì, mi è capitato che una signora aveva come limite questo, assolutamente sì, si copre con quei cerotti, diciamo, da farmacia impermeabili, ovviamente si può fare tutto, si può fare la doccia, si può fare tutto, uscendo dalla fase, diciamo, perioperatoria, periprocedurale, certo. Assolutamente. Ok, ora abbiamo un'infermiera che ci dice, sono un'infermiera che lavora per un provider di ventiloterapia domiciliare, da 20 anni mi occupo della gestione domiciliare dei pazienti tracheoventilati, SLA, ma non solo, evidentemente. E il cambio cannula viene eseguito regolarmente a domicilio con un medico rianimatore. La procedura descritta dal dottor Banfi non è applicabile. Non è applicabile nei pazienti in ventilazione meccanica, dove la procedura deve essere seguita nel minor tempo possibile, con perfetta sincronia dei passaggi dei due operatori. Cioè, sembra un'osservazione più che una domanda. Io posso giurare che noi riusciamo a cambiare la cannula anche a quei pazienti in cui non hanno una autonomia respiratoria di 3 secondi. Il problema di fondo chiaramente è la velocità di cambio, avere una bombola di ossigeno. E in quel caso lì il paziente viene iperossigenato, cioè si porta addirittura a saturazione al 100%, dopodiché si cambia al volo la cannula
e poi sì, di nuovo ventilatore, ma con un ossigeno anche quello al 100%. In questo modo il grado di desaturazione è assolutamente contenuto ed è possibile il cambio di canno. Ok, ecco, a proposito di quello che diceva prima la dottoressa Rendo dei pazienti, cioè questo empowerment dei pazienti che a volte scoprono strategie e soluzioni interessanti rispetto alla persona che chiedeva prima sulla metallina e sull'allergia all'argento, questa famiglia dice: se possiamo dare un consiglio, noi utilizziamo la metallina messa al contrario con l'argento rivolto verso l'esterno. Sì, sì, l'ho sentito. Ma non è normale. Però non ha ma se passa probabilmente l'ASLA è pericolosa. No, non è vero. Allora, attenzione, se il prescrittore fa una prescrizione di infungibilità e di sana miseria, ci sono altre due parole, sono bellissime, mi piacciono un sacco e me le dimentico sistematicamente, allora l'ASL è obbligata a dartela. Quindi anche perché col discorso di infungibilità il prescrittore si fa carico del costo. Cioè, se succede che ad un controllo si vede che quella cosa lì si poteva alternare con un'altra, assolutamente, allora il prescrittore va nei casini. Questo chiaramente se il prescrittore c'ha voglia e tutto quanto, e va bene. Mondo ideale. Allora, esatto, mondo ideale nel senso che noi spesso come associazione veniamo ovviamente interpellati e spesso e volentieri abbiamo interlocuzioni con le ASL, eccetera, eccetera. Diciamo che con alcune è possibile trovare una soluzione, con altre, soprattutto quelle che ragionano esclusivamente per bandi gara e per stoccaggi, è un po' meno facile. Però se avete problemi specifici, io ricordo che il centro di ascolto che io coordino è sempre a vostra disposizione e cerchiamo comunque di interfacciarci con le istituzioni. Alcune domande non le faccio perché abbiamo già dato la risposta nel frattempo. Viene chiesto con che frequenza si può utilizzare la macchina della tosse? Quante volte si vuole. Assolutamente. Quando uno c'ha la bronchite, quante volte tossisce? Quanto serve. Esatto. Ok. Durante il cambio cannula è possibile avere episodi di sanguinamento? Sì, certo, assolutamente. Cosa si fa? E cosa si fa? Soprattutto se ci sono granulomi. In quel caso lì si possono fare dei tamponamenti con dell'Ugurol se i granulomi sanguinano, se c'è un sanguinamento interno, perché c'è un granuloma interno e molto spesso questo capita perché le granulazioni interne alcune volte, allora a domicilio non è possibile vederle a meno che non si vada col broncoscopio giustamente, ma non tutte le ASL o le ASP o le ATS ce le hanno. E in quel caso lì, allora, il consiglio è di in qualche modo, macchina della tosse, assolutamente ridurre al minimo il sanguinamento, quindi ghiaccio sulla parte dove si presume che c'è il sanguinamento, qui intorno allo stomaco, e macchina della tosse. La problematica è molto seria perché il sangue praticamente coagula, si aggruma con il catarro e può formare dei tappi. Ok, una domanda molto tecnica. Avete possibilità di verificare il posizionamento bedside con capnometri portatili o colorimetrici? Questo che scopo, scusami? Non lo so, la domanda dice solo questo. Chiediamo a Nicora di specificare il senso della domanda, il motivo della domanda. Qui c'è una domanda un po' particolare. Alle volte il tubo PEG è veramente lungo e crea difficoltà gestionali. Si può tagliare? No. Non viene meno proprio l'integrità di tutto. No, assolutamente no. Assolutamente no. Sì.
Sempre la signora di prima, Daniela, come faccio quindi la medicazione della PEG non avendo avuto nessuna indicazione al momento delle dimissioni di oggi e dovendo andare in farmacia per acquistare il necessario? Quindi per fare la doccia abbiamo bisogno di un cerotto impermeabile o basta asciugare e sostituire il cerotto? Grazie. Ti lascio la risposta, ma poi devo fare un commento. Sì, cerotto impermeabile sì, perché soprattutto è uscita adesso, quindi la ferita è ancora, diciamo, fresca. E la medicazione con betadine e poi asciugandola in maniera tale che sia asciutta, oppure banalmente anche con la mucchina, dipende di, appunto, da, anche dai presidi che in questo momento ha la signora, visto la contingenza, però la mucchina o betadine vanno ugualmente bene per lui. Ok, io faccio questo commento, chiedo appunto a Giorgia di mettersi in contatto con il centro di ascolto, perché mi sembra di capire che non è stato fatto un addestramento corretto e coerente al caregiver prima della dimissione. Questa cosa invece è sostanziale, perché sia il caregiver che il paziente vengano dimessi e rientrino al domicilio in tranquillità, per cui Giorgia la prego di mettersi in contatto al centro di ascolto, trova riferimenti nella home page del sito AISLA domani stesso. Rispetto al capnometro, per verificare il posizionamento in trachea. Perché un capnometro? Cioè, non riesco a capire il concetto. Cioè, questo è il discorso della falsa via? Beh, ma la falsa via è facilmente identificabile, nel senso che, al di là... Allora, mettiamo che io non ho un broncoscopio, e va bene, oppure un laringoscopio per vedere se sono in trachea o meno. Benissimo. Allora, dunque, io ho eseguito, a mio avviso, correttamente Sì, la come escludete che non si sia formata una falsa via? Esattamente, sto leggendo uno dietro falsa l'altro. via, ecco, la falsa via, dunque, qualche volta è stato fatto, si capiva perché, non si sentiva il respiro, banalmente. Cioè, non si sentiva assolutamente il respiro. Per cui a un certo punto, allora, e il discorso di fondo è, ma se io ho un paziente SLA che praticamente non ha attività respiratoria e ha solo un'attività respiratoria nel momento che è ventilato. Se io gli attacco il ventilatore, allora da lì in 3 secondi si forma il cosiddetto enfisema sottocutaneo, per cui lo sento subito perché si gonfia la parte. Primo. Secondo, state molto attenti perché, vabbè, insomma, sotto lì c'è qualcosa di interessante che è l'anonima e quindi, vabbè. No, non puoi lasciare così. O No, spieghi ho o... capito, cioè voglio dire, però quando succede una cosa del genere, se io lo sto ventilando, chiaramente si vede subito perché si gonfia la parte. Ok, A noi è perfetto, così. successo, non è successo per l'amor di Dio niente, perché si è riestratta la cannula E si è e riposizionato. si è riposizionata e va bene. Ok. Accidenti, siete una fucina di domande. No, Allora, l'unica cosa ho visto, scusa un attimo, ho visto una prego. domanda che, dove io sono molto sensibile a sta roba qua, che c'è qualcuno che fa delle instillazioni di fisiologica all'interno del... Ci stavo arrivando. Ecco, non Allora esiste rispondi proprio subito. e Si può chiudo. utilizzare la fisiologica per No, lavaggio endotracheo? no, 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 non no. esiste. Quindi assolutamente no. No. Ok. Scusate. No, no, prego, era la domanda successiva. Io Invece... purtroppo vi devo Ok. lasciare. Grazie. Allora, grazie alla dottoressa Rendo, anche noi siamo in chiusura, faccio le ultime domande. Grazie, grazie infinite. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, per quanto riguarda la NIV, quante volte si può usare, immagino... la macchina della tosse. Alcuni medici hanno detto che crea abitudine e si perde la capacità di essere autonomi. Inoltre, l'ossigeno collegato Cazzata messo. megagalattica, è una cazzata megagalattica questo. Quindi questa è la risposta. Non Sappi che tutto è registrato, ma comunque, frega bene. niente, ma non è un problema della mia vita. Cioè, però dire una roba che crea abitudine a che cosa? Ma a che cosa crea abitudine? Fammi capire. Allora quando uno tossisce perché c'ha la bronchite, crea abitudine perché tossisce perché c'ha la bronchite, ma per favore. Ok, per favore, mi sembra la giusta conclusione. Guarda che c'è, mi sembra la NIV, non la macchina della tosse.
No, vabbè, lasciamo allora a questo punto, se crea abitudine al paziente con la NIV, lasciamolo andare in coma ipercapnico, per cui ce lo troviamo con la tracheotomia, per l'amor di Dio. Ma va bene, ma sono tutte nella vita, è tutta una scelta. Va benissimo. Se scegliamo quella via lì, poi dopo, va bene, l'avremo con la tracheotomia e d'accordo. La NIV non esiste che si crea una dipendenza dalla NIV. È il paziente che purtroppo non ce la fa più a respirare, per cui ad un certo punto ha bisogno di un aiuto. La NIV è il suo aiuto. Basta, semplicemente questo. Ok, ultimissime domande. Da ultimo per la PEG, Daniela, ma mi sembra che tu l'avessi detto, era nelle slide, se si dovesse sgonfiare il palloncino e si sfila, cosa si può fare? Anche con PEG, e questa è una domanda, poi anche con PEG si può andare incontro alla polmonite bilaterale per abingestis? Allora, se si sfila la sonda, quello che si può fare è reperire più rapidamente possibile il tramite con una sonda di sostituzione, sarebbe il maximum. Quello che si propone in urgenza è anche utilizzare un catetere folio, un catetere vescicale, qualora ci fosse a casa, ma ovviamente se si ha la sonda di sostituzione, poi assicurarsi in un presidio ospedaliero che la sonda sia, cioè tutto questo per garantire che il tramite non si chiuda. E poi dopodiché si fa accesso in ospedale, si monitora tutto il resto nelle condizioni di massima sicurezza. Il rischio di polmonite abingestis con PEG sì, è una possibilità che ci sia, è ovviamente rara, perché può essere legata ad una eccessiva pienezza gastrica, legata ad un rallentamento dello sputamento gastrico, e quindi favorire anche episodi di vomito legati a gastroparalisi o paralisi intestinali, che purtroppo sono problemi che la SLA, parlando di SLA, sono problematiche che con la SLA si possono verificare. Quindi anche questo, valutare con quali tempistiche, con quali velocità l'infusione della nutrizione e dell'acqua, è una cosa che deve garantire il completo svuotamento dello stomaco e quindi evitare appunto un'eccessiva pienezza gastrica sostanzialmente. Ok, direi che ci siamo, veramente l'ultima, ma forse avevi già risposto. Ci sono, normalmente diciamo che i centri di riferimento tendono a prescrivere la nutrizione in modo esclusivamente con le miscele nutrizionali. Tuttavia ci sono delle situazioni che conosciamo di pazienti, di famiglie che per una loro abitudine gradiscono anche preparare dei cibi a casa, frullarli e somministrarli. Rispetto alla tua esperienza, Daniela, cosa ti senti di suggerire? Un divieto assoluto, un divieto relativo, moderato? Relativo, nel senso che se si fa attenzione alla preparazione e soprattutto del contenuto grasso, perché l'obiettivo è sempre quello di preservare, evitare che ci sia eccessivo contenuto gastrico, è chiaro, grasso, è chiaro che si può fare una terapia domiciliare, che anzi per certi versi forse è anche meglio, perché poi è ovvio che l'esperienza ci fa vedere delle cose, quindi il dubbio ce lo fa venire che probabilmente con una nutrizione domiciliare ben ponderata sia forse a volte anche meglio. Mi è capitato di pazienti che per 15 anni hanno fatto esclusivamente terapia domiciliare, nutrizione domiciliare casalinga, senza mai assumere nulla di artificiale, non ha avuto mai nessun tipo di problema, e addirittura anche a livello di integrazione di macroalimenti o microalimenti non ha avuto necessità di altro. E l'importanza è sempre fare attenzione che la sonda poi, cioè che il tutto venga fatto nel miglior modo possibile, ripulire sempre la sonda. Il vecchio consiglio dell'utilizzo della Coca-Cola, brava, per ripulirla al meglio è sempre in auge e funziona, ed effettivamente così lo dicono i gastroenterologi e gli endoscopisti, e lo adottiamo anche noi dal nostro piccolo di neurologi. Ok, allora io vi ringrazio infinitamente per essere stati così partecipi. Ringrazio la dottoressa Bernardo, il dottor Banfi e anche la dottoressa Rendo, grazie, che si è scollegata. E al prossimo appuntamento. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Arrivederci, buona serata.